Prima del 2015 e per circa 10 anni Fabrizio Frizzi trascorreva alcuni dei suoi periodi relax qui a Scari, una cittadina rivierasca del Salernitano. Pernottava presso l'hotel Il Giardino e poi trascorreva intere giornate al mare con il suo gommone. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto la piccola comunità scariota, che conserverà di lui un ricordo affettuoso. È venuto qua e ha comprato le scarpe da mare e portava pure un bel numero. Quanto portava? 46. Si è preso le scarpe, se le ha messe e si è andato a fare il bagno. Una persona eccezionale. Sì, era una persona stupenda, un cliente molto attento con i prodotti bio, pratico, socievole. Molto... Cosa comprava di più? Ah, la fresella e il pomodoro. Che la fresella poi la bagnava a mare, perché l'acqua comunque era salata, l'acqua nostra del mare era pulita e niente. Poi andavi in barca? Sì, andavo in barca. Guarda, è una persona squisita, veniva sempre nel mio bar il tardi pomeriggio e prende sempre l'acetato con granita. Era solito prendere sempre l'acetato con granita. È rimasto veramente un vuoto molto immenso a noi di Scario. Cosa avete provato voi di Scario questa mattina quando vi siete ritrovati a parlare di questa notizia? Me l'ha detto mia moglie e sono rimasto proprio scioccato, perché comunque era una persona molto gentile. Quando veniva qua si faceva fare gli autografi, era una persona veramente alla mano. Lui aveva un gommone molto vecchio, però lui gli piaceva e stava sempre qua a fare, diciamo, la sua passeggiata nella Masseta a Punta in Fresca. Andava sempre girando col gommone. Andavate in barca insieme? Lui aveva un gommone, divertiamo un poco. Quando stava a mare cosa faceva? Facciamo un po' di risate con lui, vuole portare la corrida per fare una battuta. Vito Troccoli del ristorante Ozzifaro ci mostra con nostalgia una foto scattata con Frizzi in una sera d'estate nel suo ristorante. Non mangiava pasta. Odiava la pasta, mangiava solo antipasti e tanti secondi. E ripeto, non negava un abbraccio, una stretta di mano e nemmeno un brindisi con gli altri clienti che stavano vicino a lui. Persona per bene, insomma. C'era un piatto in particolare che chiedeva sempre con piacere? Sì, a lui piacevano moltissimo i calamaretti, quelli piccolini fritti. Ecco, li adorava. Infatti appena veniva diceva: vengo a mangiare stasera, ma ci sono i calamaretti. E quindi, eppure le zucchine alla scapece era un piatto che preferiva. Perché sceglieva Scario? Questo me lo sono chiesto pure io, però da quello che mi diceva la signora Tania, dove lui alloggiava al Giardino, che si era trovato di passaggio per le Olie, ha notato la costa della Masseta, si fermò in Vreschi e da quel giorno poi è sempre venuto a Scario. E ci è venuto per una decina di anni, portò pure la moglie, allora erano fidanzati. Ma ultimamente, forse per la nascita della bambina, non è più venuto, però io conservo un ricordo molto molto particolare. Scario porterà il suo Fabrizio Frizzi sempre nel cuore.